Un saluto agli amici di Mitico Snake, si cambia nuovamente inquadratura, questa volta nuovamente dall'alto, si ricambia postazione, ma al di là di questi particolari, allora, ritorno nuovamente sulla soluzione del cubo di Rubik 5x5 perché domenica scorsa vi ho iniziato la soluzione proprio di questo puzzle della Rubik. Allora, nel video precedente abbiamo visto come costruire i centrali. In questa seconda parte del video andremo a vedere, ovvero in questa seconda parte della soluzione, andremo a vedere come costruire ogni singolo spigolo sul nostro 5x5. Quindi, per chi non avesse seguito i video di domenica scorsa o magari l'intera rubrica dedicata al mondo del cubo di Rubik, qui a destra nelle schede, per me alla mia sinistra, vi lascio l'intera playlist, compresa la prima parte della soluzione del cubo di Rubik 5x5. Quindi, direi, senza perdere tempo, senza dire altre parole, ci accomodiamo lì dietro al banco, il mio solito banco da soluzione, ma tutto ciò avviene subito dopo la sigla. Allora, amici di Mitico Snake, eccomi qua nuovamente a banco e sono nuovamente con il cubo di Rubik 5x5. Allora, per chi non avesse visto il video di domenica scorsa dove vi ho portato il primo video, là dove vi facevo vedere come si costruivano i centri, ve lo lascio qua a destra nelle schede. Ma torniamo a noi. Allora, ho preparato già il cubo con i centrali già completati, adesso non ci resta altro che andare a formare gli spigoli. Allora, la premessa l'ho fatta già in quel video lì, alcune premesse per formare uno spigolo sul 4x4 servivano due cubetti, mentre invece sul 5x5 ne servono tre, e vi faccio subito vedere. Allora, per chi mi segue già da un po' e per chi segue da un po' la rubrica del mitico Rubik, io vado a formare prima gli spigoli che mi portano alla croce, ovvero il colore rosso. Allora, che faccio? Per esempio, vi faccio subito vedere che io posso già inserire questo cubetto su questa parte qua, in modo da farlo accoppiare con questo qua. Quindi, come faccio? Vado a fare questa mossa qua, per esempio F R' F' R. Il rosso guarda di fronte a me, quest'altro guarda da quest'altro lato e lo vado ad accoppiare, ok? Però, come potete vedere, io non ho utilizzato nessuna mossa di setup, sono partito direttamente così. Adesso vado a trovare un altro cubetto blu e rosso ed eccolo qua. Ok, adesso se io vado ad accoppiare questi due a questo, vado a finire di disfare i centri, però niente paura perché noi man mano andiamo a ricomporli. Per esempio, in questo modo qua, io avvicino questi due a questi in modo da formare il primo spigolo. Una volta formato il primo spigolo, come potete vedere, i centri sono disfatti. Che faccio? Io momentaneamente questo qua lo sposto sopra, lo vado a sostituire con uno spigolo non completo. Rifaccio la rotazione per far compaciare poi dopo i centri, ok? E li vado a ricostruire senza alcun problema. E una volta costruito il primo spigolo, lo vado ad inserire per formare il mio primo pezzo della croce. Andiamo avanti e formiamo lo spigolo rosso-giallo. Lo stesso procedimento. Quindi andiamo a disfare momentaneamente i centri, in questo caso è messo a posto, quindi rosso guarda di fronte a noi, rosso sul lato sinistro, e vado ad accoppiare. Vado a trovarmi un altro cubetto rosso giallo, eccolo qua. Per esempio, questo qua non sta messo bene, quindi il rosso deve guardare di fronte a noi, perché qua due rossi ce l'abbiamo a sinistra. Quindi, cosa faccio? Lo vado a portare in questa posizione, però devo fare in modo da farli accoppiare. Quindi, cosa faccio? Lo stesso piccolo algoritmo di prima, in modo che non vado a scombinare la posizione dei centri come sta in questo momento. Quindi farò un R' F R F'. Come potete vedere, i centri stanno quasi alla loro posizione. Vado ad accoppiare questi due a questo ed ho formato un altro spigolo. Porto in alto nella parte superiore, ok? Perché visto che noi lo stiamo costruendo verso il basso, metto in salvo e tiro giù e vado nuovamente a ricostruire i centrali, ok? Quindi dobbiamo prestare un po' di attenzione quando andiamo a costruire gli spigoli, soprattutto quelli della croce, perché poi dopo, visto che saremo limitati, dovremo lavorare solo sulla parte centrale e la parte alta. Vado ad inserire lo spigolo della croce ed ecco qua. Andiamo avanti, andiamo a costruire il terzo spigolo. Per esempio, ok,
questi qua, ok, come potete vedere questo qua è accoppiato, accoppiato però sono invertiti di posizione, non sono orientati bene, quindi cosa mi conviene fare qui? Mi conviene momentaneamente spostare questo ed invertirlo. Come fare? Per esempio questo qua deve passare il rosso a guardare su questa parte qua, ok, sul nostro lato destro, quindi faccio così, libero, porto su, ok, ed eccolo qua, faccio una U e lo metto qua di fronte a me. Poi che vado a fare? Ritorno nuovamente qui a ricostruire sia il pezzo della croce e sia man mano i centri. Cosa vado a fare? Vado ad invertirlo e faccio in modo che il verde guardi di fronte a noi qua sulla parte centrale, quindi vado a fare un F, R', F', F, in modo da ritornare in posizione poi dopo con i centri e accoppio. Vado a trovare l'ultimo cubetto verde rosso, eccolo qua, in questo caso sono tornati anche i centri a posto, quindi non volendo ogni tanto ritornano così. Allora, rosso di fronte a noi, dobbiamo farlo guardare sul lato destro, quindi cosa vado a fare? Questo deve andare qui, faccio R', F, R, F', più o meno lavorando sullo stesso algoritmo, ok? Accoppio, eccolo qua, porto sulla parte superiore, sostituisco con uno spigolo non completo, torno giù e ricostruisco i centri. Adesso vado ad inserire questo spigolo qua sul lato verde per finire di formare la croce, ed ecco qua, e man mano andiamo quasi alla fine della costruzione della croce. Manca l'ultimo spigolo verde, scusate, bianco rosso, andiamo a costruirlo. Allora, vediamo un pochino dove stanno, eccoli qua. Allora, qui siamo un po' limitati perché abbiamo un solo spazio libero dove poter lavorare. Quindi, qua di fronte a noi abbiamo un rosso. Dobbiamo fare in modo che questo cubetto che sta qui nella parte alta debba finire qua giù, ma di fronte a noi deve guardare il cubetto bianco. Quindi cosa vado a fare? Vado a fare una L, F', L', F e l'ho invertito. Adesso posso accoppiare già questi due. In questo modo qua, ok, vado avanti e questo qua è messo bene, lo devo solo inserire qua in alto. Quindi cosa faccio? Lo tengo qua dietro al cubo, lo devo inserire qua in alto, o faccio dal lato destro o vado a lavorare sul lato sinistro, tanto uguale, due rotazioni e l'ho formato, ok. Adesso anche lui dobbiamo portarlo sulla parte superiore per poi andare ad inserirlo, quindi parte superiore lo libero, ritorno nuovamente con il lato dove era formato lo spigolo in modo da ricostruire tutti i centrali, ed ecco qua, ok, abbiamo finito sia gli spigoli della croce e abbiamo anche completato la croce, ok. Adesso, visto che abbiamo completato la croce, qui abbiamo una visuale molto ampia per poter finire la costruzione dei nostri spigoli. Allora, qui il procedimento è uguale a quello che vi ho mostrato per quanto riguarda gli spigoli iniziali della croce, perché momentaneamente andremo a disfare i centri qua nella parte centrale, ma man mano vanno anche ricostruiti. Per esempio, io voglio formare questo spigolo qua arancio verde, vado a trovarmi un altro spigolo arancio verde, ok, e dove lo troviamo? Eccolo qua, lo tengo qui nella parte alta, però non è messo bene, ok? Perché se io volessi accoppiarlo con questo, guardate che succede, vado a disfare quello che era accoppiato, però questo qua è invertito, quindi ritorno indietro. Cosa faccio? O vado ad invertire questo e faccio in modo che questi due si trovano qua nella parte bassa e vado a liberare questa parte, oppure vado direttamente a lavorare su questo qua. Però se non volete crearvi troppo casino, io direi di lavorare su questo qua singolo, quindi lo vado ad invertire di posizione, quindi porto su, libero e torno giù, ok, e lo vado ad invertire con quel piccolo algoritmo che vi ho mostrato all'inizio, quindi F, R', F', R, ok. Adesso posso andare ad accoppiare con questi due, quindi faccio in questo modo,
due rotazioni e l'ho accoppiato. Però che succede? Una volta che abbiamo accoppiato, dobbiamo portarlo sulla parte superiore, ok? E guardare magari se abbiamo almeno uno spigolo con un paio di cubetti già messi al suo posto. Però tranquilli, potete lavorare come volete. Per esempio, io in questo caso posso sostituire questo spigolo con questi due, perché qua tengo due bianco arancio da formare già un altro spigolo. Però portando questo sopra in questo modo qua, lo vado a liberare, metto a posto di quello spigolo già formato e tiro giù, e restiamo così in questa posizione senza andare a completare i centri, e vado a trovarmi il cubetto che serve qua nella parte centrale, ok? Ed eccolo qua. Quindi cosa devo fare? Come potete vedere, qui tengo l'arancio di fronte a me, però di fronte a me adesso, dato che l'arancio lo tengo di fronte a me, il cubetto che deve andare qui ad essere inserito nella parte centrale, di fronte a me deve guardare bianco, quindi eccolo qua. Faccio in modo che guardi di fronte a me il colore bianco. Quindi cosa vado a fare? Nuovamente l'algoritmo che vi ho mostrato poco fa, la piccola mossa, quindi F, R', F', R, ok? Adesso lo posso accoppiare e voilà, accoppiato, e lo vado a sostituire con uno spigolo non completato. Porto su, sostituisco e ritorno giù, restando sempre in questa posizione, ok? Allora, adesso andiamo a formare un altro spigolo, per esempio questo rosso, questo giallo blu, ok? Quindi vedo che già questi due sono messi al loro posto, però che succede? Questi due sono invertiti, ok? Però che voglio fare? Io tiro questo qua giù, prestando sempre attenzione ai centri. Quindi cosa faccio? R', F, R, F'. Ho portato questo cubetto qua nella parte centrale e lo vado ad avvicinare a questo qua. Quello che era invertito è tornato al suo posto. Adesso dobbiamo inserire l'ultimo cubetto, ok? Verde giallo, faccio in modo che il colore giallo guardi di fronte a me, ok? Cosa faccio? Prestando sempre attenzione ai centri, farò un R', F, R, F'. Più o meno lo stesso algoritmo per andare ad invertire i cubetti. Accoppio, in questo caso abbiamo anche risistemato i centri, vado a sostituire con un altro spigolo non completo, quindi porto su, libero e ritorno giù. Adesso andiamo a fare un altro spigolo, lavorando sempre allo stesso modo. Allora, qui vedo che già sono vicini blu e bianco, un altro lo tengo qua, perfetto. Quindi cosa vado a fare? Vado a liberarmi questo qua, ok, perfetto. Deve andare nella parte centrale, bianco guarda di fronte a noi, un bianco guarda sulla parte sinistra, nuovamente la stessa piccola mossa di prima, quindi F, R', F', F, ed ecco che stanno sulla stessa linea. Abbiamo accoppiato già due cubetti, ci manca il terzo. Il terzo che lo tengo qui nella parte superiore, eccolo qua, e devo fare in modo che il cubetto bianco guardi su questa parte qua. Quindi lo preparo, eccolo qua, e utilizzo nuovamente la stessa mossa di prima. Quindi farò un F, R', F', R, ok? Adesso posso accoppiare quest'altro spigolo e lo devo portare in salvo, sostituendolo con l'unico spigolo non completato nella parte superiore. Porto su, libero, torno giù e vado a sistemare i centri volutamente, ed ecco qua. Allora adesso arrivati a questo punto, rimangono gli ultimi quattro spigoli, ok? Gli ultimi quattro spigoli, però, che dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che almeno uno spigolo non completo stia nella parte superiore. Fa niente che andiamo a liberare uno di questi qua sulla parte centrale, ma poi dopo automaticamente andremo a completarlo. Allora, per esempio, io vado a sostituire questo spigolo, oppure questo spigolo con uno di questi qua. Quindi porto su, libero e porto giù. Questo perché? Perché adesso io vado ad accoppiare questi due qua, arancio e giallo. Vado a trovare un altro arancio e giallo, vedo dove sta, ed eccolo qua, ok? Quindi che succede? Per esempio, che succede? Io, se voglio accoppiare
questi due. Con questo cosa mi resta da fare? Faccio in modo che il giallo guardi di fronte a me, quindi lo vado nuovamente ad invertire, guardate un po', vado a fare un F, R', F', R, l'ho invertito e come potete vedere nuovamente è andato nella parte superiore lo spigolo che prima avevamo portato sulla parte centrale. Ok, una volta portati questi qua nella giusta direzione, dobbiamo fare in modo che nella parte superiore ci sia almeno uno spigolo non completo, quindi vado a mettere nella parte centrale uno spigolo non completo andandolo a sostituire con uno non completo, quindi in questo modo qua, perché quando io vado ad accoppiare questi due che ho formato poco fa con questo, devo fare in modo da sostituirlo con questo non completo, in questo modo qua accoppio, ok, porto questo qua sul lato che non mi serve, tiro su questo spigolo formato e vado a recuperare questo non completo e tiro giù. Ok, adesso la stessa cosa la facciamo con gli altri tre. Ecco qua, rimangono altri tre spigoli da formare. Però cosa voglio fare? Io voglio fare in modo che ci sia almeno sulla parte superiore uno spigolo non formato. In questo modo qua porto questo. Ok, perché questo qua adesso, come potete vedere, lo abbiamo quasi formato perché abbiamo blu arancio sulla stessa linea, però questo qua va a formarsi dopo. Io adesso voglio formare questi due, verde bianco, verde bianco, quindi nel momento in cui lo vado ad accoppiare porto su e lo sostituisco proprio con questo qua. Ok, libero, tiro giù e ricostruisco i centri. Ed ecco qui che siamo arrivati a finire gli ultimi due spigoli. Ok, allora qui faccio una premessa: nel costruire gli ultimi due spigoli potrebbe capitare un caso di parità. Adesso vi faccio vedere perché probabilmente potrebbe capitare proprio in questa situazione. Allora, gli ultimi due spigoli, per formare gli ultimi due spigoli dobbiamo fare in modo che almeno due cubetti vadano a formarsi sullo stesso lato, non questo qua in questa posizione, ma dobbiamo formare almeno uno spigolo in questo modo, ok, in mezzo spigolo, diciamo, mettiamola così. Allora, cosa andremo a fare? Andremo ad accoppiarlo e andremo ad utilizzare l'algoritmo, quindi faremo questo UV' per andare ad accoppiarlo sugli ultimi due spigoli e facciamo l'algoritmo che utilizzavamo sul 4x4 per formare gli ultimi due spigoli, quindi andremo a fare una F, R', F', R, poi U e facciamo nuovamente F, R', F', R e facciamo una UV ed ecco qua. E proprio come immaginavo è capitato il caso di parità, perché abbiamo completato un altro spigolo ma ne è rimasto uno solo, quindi come potete vedere abbiamo uno spigolo non completo e dobbiamo invertire questi due qua. Quindi come bisogna procedere? Allora, qui va utilizzato lo stesso algoritmo che va utilizzato sulla parità OLL del 4x4. Ok, allora, quindi come bisogna posizionare il cubo. Il cubo bisogna posizionarlo in questo modo. Questo spigolo deve finire in questo modo. Tenere il primo strato qua sulla nostra destra, ok, il primo strato con la croce sulla nostra destra e lo spigolo non completo di fronte a noi. Andiamo ad utilizzare l'algoritmo che si utilizzava, ovvero che si utilizza sulla parità OLL del 4x4. Adesso non sto qui a spiegarvelo perché me ne vado già per un'idea che voi già sappiate risolvere il 4x4, quindi quell'algoritmo già lo conoscete, quindi lo vado a fare in una maniera un po' accelerata, ma ve lo lascio qui in sovrimpressione. Allora, ricapitolando, se ci troviamo con uno spigolo così, il primo strato va sulla nostra destra e lo spigolo non completo di fronte a noi, quindi dobbiamo invertire. Però che succede? Utilizzando l'algoritmo del 4x4 della parità OLL va a mettere fuori sincro tre spigoli, quindi va a disfare tre spigoli. Vi spiego subito. Allora, così, e faccio in questo modo. Ed ecco qua. Ok, adesso come potete vedere mi ha portato anche sopra un cubetto, uno spigolo della croce, scusate, e
basta che lo vado a sistemare e riformo nuovamente la croce. Però che succede? Abbiamo 1, 2 e 3 spigoli da fare. Cosa vado a fare? Io vado a portarmi questo spigolo qua perché voglio accoppiare verde e arancio, ok? Quindi vado a prendermi il primo spigolo che mi trovo qua sulla mia sinistra, quindi porto su, ok? E lo vado a sostituire a questo qua. Faccio in questo modo: R', F, R, F'. Cosa faccio? Vado a costruire questo spigolo, quindi faccio in questo modo, ok? Porto su e lo vado a sostituire con lo spigolo non completo e ritorno giù nuovamente con il lato sinistro e vado nuovamente a ricostruire i centri, quindi in questo modo, e mi rimangono gli ultimi due spigoli. E qui bisogna utilizzare nuovamente l'algoritmo che abbiamo utilizzato per andare ad accoppiare almeno metà dello spigolo sulla parte sinistra. Allora, qua dipende dai casi, perché l'algoritmo può essere ripetuto sia a destra sia da sinistra. Io ve lo faccio vedere sul lato destro, e farò come prima una UV', quindi prendendo questi due strati e faccio UV', ok? E faccio nuovamente l'algoritmo di prima: F, R', F', R, poi faccio U, F, R', F', R, e faccio UV. Ok? Ho formato nuovamente metà dello spigolo come prima, però tengo fuori sincro il verde e bianco e nello stesso momento il blu e il giallo. Adesso, l'ultima volta, andando ad applicare nuovamente lo stesso algoritmo, però in questo caso a posto di partire con due strati partiremo con tre strati, ok? Quindi in questo modo qua, e andremo a fare lo stesso algoritmo però prendendo questi tre strati, 1, 2 e 3. Facciamo in questo modo qua UV', e faremo nuovamente lo stesso algoritmo di prima che abbiamo utilizzato per andare ad accoppiare metà dello spigolo, e faremo F, R', F', R, U, F, R', F', R, e guardate qua, andando a sistemare nuovamente questi tre strati qua nella parte superiore, faccio così e voilà, abbiamo costruito tutti gli spigoli. Allora, voglio mostrarvi anche questo caso qua, l'algoritmo ripetuto sulla parte sinistra. Allora, se prima partivamo dal lato destro, adesso come potete vedere abbiamo due cubetti dello stesso spigolo formati a sinistra, e l'unico che rimane di questo spigolo lo teniamo qua sulla parte destra. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo utilizzare lo stesso algoritmo di prima e spostare questi tre strati in questo modo qua. Però, a differenza dell'algoritmo che abbiamo eseguito sul lato destro, come potete vedere, una volta che abbiamo portato questi tre strati sulla nostra sinistra, dobbiamo mettere nuovamente di fronte a noi questo mezzo spigolo già formato più questo cubetto ed andare ad eseguire l'algoritmo che vi ho mostrato prima, ovvero F, R', F', R, U, F, R', F', R, e ritorniamo nella posizione ricostruendo i centrali, e nello stesso tempo abbiamo anche finito gli spigoli. E da qui, già ve l'ho detto prima, possiamo partire con un qualsiasi metodo che già conosciamo: metodo Friedrich, metodo a strati, e l'unica parità che si presentava era quella lì sullo spigolo che rimaneva per ultimo, ok? Allora, io vi faccio vedere che non si presenta nessun tipo di caso di parità. Come potete vedere qua, ok, è partita anche già la croce. OLL, ovvero to look OLL, e vado a permutare gli ultimi tre spigoli.
E come potete vedere, l'unico caso di parità era proprio su di quello spigolo là. Quindi imparate anche l'algoritmo che per risolvere quello spigolo basta utilizzare semplicemente l'algoritmo della parità OLL del 4x4. Ah, ragazzi, ciao, voi siete ritornati, scusate, ero impegnato a risolvere il mio 5x5 perché lo avevo disfatto prima di girare questa scena finale. Ho risolto già il centro, ho risolto la croce e ho risolto altri 4 spigoli, mi mancano gli ultimi 4 sulla parte centrale. Ma vabbè, questo lo farò subito dopo aver terminato questo video. Allora, io spero di essere stato il più chiaro possibile nel portarvi la soluzione del 5x5. E sia per quanto riguarda l'intera soluzione, sia per quanto riguarda gli algoritmi che servivano, sia per quanto riguarda il caso di parità, che poi il caso di parità va utilizzato l'algoritmo che si utilizza sull'OLL del 4x4, applicato qua risolviamo l'ultimo spigolo. Beh, che dirvi? Io spero di essere stato il più chiaro possibile. Se avete qualche dubbio, vi aspetto qua in basso nei commenti, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, ma soprattutto lasciate i vostri bei pollicioni in su e la cosa, anzi le cose più importanti è quella di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché ci tengo, aiutate molto il canale, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, @mythicosnake, ve lo ricordo all'animazione, ma trovate tutti i link di riferimento ai miei social qua in basso nella descrizione. E che dirvi? Questo video termina qua. Se avete qualche dubbio, vi ripeto, fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo sempre qui domenica sul mio canale YouTube. Intanto io vado a finire di risolvere il mio 5x5. Ciao!